Ciao a tutti, io sono Carla. Oggi ti propongo dei biscotti deliziosi, i settembrini con confettura di fichi. Rompo le uova nella terrina. Sto usando due uova medie. Aggiungo 100 g di zucchero, un pizzico di sale, 75 g di olio di semi. Io sto usando olio di semi di girasole. Sbatto il tutto con la forchetta. Aromatizzo con della scorza di limone non trattato. Ovviamente mettiamo solo la parte gialla della scorza di limone. Aggiungo 300 g di farina 00, piano piano, setacciandola. Prima ne metto metà, la faccio assorbire mescolando, poi aggiungo l'altra metà. Ho aggiunto tutta la farina, metto il lievito per dolci, 2 grammi, sempre setacciandolo. Impasto fino a quando non avrò ottenuto un bel composto compatto. In un attimo la pasta frolla è pronta, la trasferisco sul piano di lavoro e la compatto. Guarda che bella consistenza che ha. Questa pasta frolla puoi usarla già da subito. La copro un attimo sul piano di lavoro e preparo il ripieno dei biscotti. Uso 250 g di confettura di fichi biologica. Aggiungo 50 g di farina di mandorle. Puoi usare anche le mandorle tritate con un mixer ad intermittenza per non far scaldare la farina. Mescolo bene il tutto e faccio assorbire la farina di mandorle. Metto la farina di mandorle per dare consistenza al ripieno, altrimenti la marmellata di fichi durante la cottura rischia di fuoriuscire dalla pasta frolla. Posso preparare i biscotti. Metto un foglio di carta da forno sul piano di lavoro. Prendo la pasta frolla, infarino la carta forno e la pasta frolla. La stendo cercando di mantenere una forma rettangolare. Picchietto la pasta frolla dandogli la forma rettangolare proprio per evitare che ci siano degli sprechi. La frolla dovrà avere più o meno lo spessore inferiore a mezzo centimetro. Metto il ripieno in un sac à poche così andrò ad inserirlo meglio. Taglio delle strisce larghe più o meno 7 centimetri. Taglio il sac à poche e metto la confettura al centro.
una volta che li avrò farciti tutti, finisco la confettura distribuendola dove ce n'è andata meno. Per chiudere i biscotti procedi in questo modo. Prendi una spatolina o un coltello a lama lunga e piega la frolla sulla confettura. Con un pennellino bagna la frolla e poi solleva l'altra parte di frolla chiudendolo. Gira il filoncino di biscotto con l'apertura rivolta verso il basso. Adesso gli do una spennellata col pennello, togliendo la farina in eccesso. Faccio scorrere i biscotti su un vassoio. Li copro con della carta forno oppure con della pellicola alimentare e li metto nel congelatore per 15-20 minuti prima di tagliarli. Così eseguirò un taglio più preciso. Nel congelatore per 15-20 minuti. Ho preso i biscotti dal congelatore. Taglio i biscotti. Do un taglio netto. Poi li sistemo sulla placca da forno. Posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per 20-25 minuti. Ti renderai conto della doratura quando saranno pronti. Ed ecco i biscotti pronti, li ho fatti cuocere per 25 minuti. A 180 gradi, forno statico. Li lascio freddare nella teglia e poi li metto su un vassoio. Ed ecco i biscotti pronti, croccanti all'esterno e morbidi all'interno. Provali e fammi sapere. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Come al solito ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e ad attivare la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Mi raccomando, ricordati di scrivermi un commento oppure di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto e di scrivermi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Ciao e alla prossima ricetta!